immediatamente ci lascia intuire che possa far aumentare il rendimento del ciclo. Quindi per il momento continuiamo a, poi vedremo che è importante anche ragionare sulla parte bassa del ciclo, no? Allontanare significa far salire questa e far scendere questa. Quindi per il momento prendiamo un valore qualunque, insomma, come qui nel disegno, poi faremo le considerazioni sulla temperatura di sottrazione. Stamattina appunto abbiamo incominciato a dire che è importante, in quest'ottica, è importante far crescere il valore di questa temperatura media di somministrazione del calore. Quindi come fare? Se si tratta di traslare, insomma, tutto questo pezzo quanto più in alto possibile, facendo crescere la pressione di esercizio del nostro impianto, quindi la pressione massima, in modo da portare diciamo, questi eventuali tratti isotermobarici sempre più in alto, e altrettanto, diciamo, fare per quanto riguarda il valore della temperatura massima. Poi abbiamo impiegato un po' di tempo stamattina a precisare come chiaramente ci sia un limite per questa T3, la temperatura massima del ciclo, un limite di natura tecnologica, un problema di resistenza meccanica delle tubazioni dell'ultimo pezzo del generatore di vapore, quello che chiameremo surriscaldatore, okay, che abbiamo visto stamattina avrebbe delle difficoltà a sopportare temperature T3 grandi comunque, cioè quindi quella T3 è limitata, dicevamo, mediamente poco più di 500 gradi centigradi, in qualche raro caso ci si spinge fino a circa 600 gradi centigradi. Un'ultima precisazione sui numeri, quindi dicevamo qui le pressioni, insomma, arrivate in questa zona siamo intorno ai 180-200 bar, ok? Quindi diciamo, per darvi un'idea, insomma, un ordine di grandezza, e quindi anche un minimo delle difficoltà di questi impianti, insomma, maneggiare, tra virgolette, maneggiare una volta che è uscito dal generatore di vapore questo di tonnellate ora di vapore a 200 bar di pressione e 500-600 gradi centigradi richiede una certa cautela, evidentemente. Un'ultima precisazione: nulla vieta anche di salire ulteriormente con la pressione, e quindi, diciamo, come diciamo, salire con la pressione significa far traslare il punto 2' lungo questa curva fino a fare qualcosa di questo genere, cioè senza passare per l'evaporazione del ciclo. Mi riferisco a quelli che si chiamano cicli ipercritici. Significa, perché questo è il cosiddetto punto critico, che corrisponde a una pressione di poco più di 220 bar, una cosa di questo genere, e poco più di 300 gradi centigradi, e oltre di quale appunto l'acqua ha questo strano comportamento. Cioè, se io qui una volta la comprimo a, per esempio, 250 bar, fornendo calore passa dal liquido a vapore surriscaldato direttamente. Questo significa ciclo critico o ipercritico, significa che non c'è una fase intermedia dove io, mentre fornisco calore, per esempio, mi fermo in questo punto qua e mi trovo il classico vapore saturo, quella miscela bifase di liquido e aereiforme che ben conosciamo. No, c'è il brusco passaggio da liquido a vapore surriscaldato. Ci sono degli impianti, appunto, di una certa importanza, che seguono questo ciclo cosiddetto
ipercritico, quindi con queste pressioni particolarmente elevate, ma che poi insomma alla fine non hanno grandissima guadagni in termini di rendimenti, perché comunque diciamo quel vincolo, quel limite sulle temperature massime di cui abbiamo parlato un attimo fa permane comunque, non è che viene eliminato. D'accordo. Chiarito questo, ripetuto questo, diciamo come una cosa che si fa sempre più frequentemente, soprattutto come dicevamo negli impianti di una certa potenza, diciamo sopra i 100 MW, si fa una certa complicazione che dal punto di vista concettuale è semplicissimo, però dal punto di vista poi pratico, realizzativo, sull'impianto rappresenta una discreta complicazione. Dicevamo, sempre con l'obiettivo, per il momento stiamo parlando di questa, quindi l'obiettivo di far traslare verso l'alto questa temperatura media, abbiamo detto finora cose abbastanza evidenti, quindi salire con la pressione e con la temperatura massima finché è possibile, finché i materiali ce lo consentono, però diciamo si può ottenere un vantaggio sulla temperatura media di adduzione pur rispettando questo vincolo, se io per esempio facessi una cosa di questo tipo, non so, espando fino ad una certa pressione intermedia, in una prima turbina, ok, chiameremo la turbina di alta pressione, vabbè facciamo un segno, se no. Espando, poi prendo il vapore e lo riconduco all'interno del mio generatore di vapore, chiaramente lo rimando nella parte che è soltanto più alta, no? Stamattina non vi ho precisato i nomi, ne approfitto per farlo adesso. Tipicamente hanno la porzione di generatore all'interno del quale si porta il liquido, lo si riscalda, lo si porta in condizioni di saturazione, in gergo è conosciuto col nome di economizzatore. Non è che si risparmi granché, però ha questo nome, economizzatore. La parte centrale banalmente è l'evaporatore, vabbè, è chiaro perché non c'è bisogno di commentarlo, quello dove avviene appunto questa trasformazione qua, ed evidentemente sempre in maniera molto intuitiva possiamo dire che il la parte terminale, quella nella quale viene fornito il calore che avevamo chiamato Q con 1/3, lo ricordate, lo chiameremo sul riscaldatore. Ok? Bene. Bene, da questo sul riscaldatore, quindi l'idea è fare avvenire l'espansione in turbina fino ad una pressione intermedia il cui valore è tutto da ottimale, è tutto da discutere e da stabilire, diciamo fino ad una pressione intermedia P con M, okay? E poi riportarlo nel surriscaldatore per surriscaldarlo di nuovo, diciamo fino a una temperatura, diciamo in prima approssimazione pari a 3, a T con 3, diciamo minore o uguale di T con 3, superiore no, perché chiaramente anche in questo caso c'è il problema
sui tubi del surriscaldatore, quindi in generale una temperatura molto prossima al latticon 3. Sarà proprio uguale se vogliamo sfruttare al massimo questa tecnica, ma qualche beneficio lo avremmo anche se ci fermassimo a una temperatura, che ne so, da queste parti, insomma, leggermente più bassa rispetto a te. Facciamo finta che arriviamo fino di nuovo a una temperatura T3' uguale alla massima consentita dalla tecnologia dei materiali di quell'impianto, quindi di nuovo fino alla T3, e quindi questo significa prelevare, non so più dove passare qui con, facciamo finta che c'è un ponticello qui e lo preleviamo di nuovo nelle quindi questo qui era 4', il ciclo si modifica in questo modo, quindi lo riportiamo in 3', e in 3', quindi lo facciamo entrare in un altro corpo di turbina, qui la pressione è più bassa, quindi questo banalmente si chiamano proprio così, corpo di alta pressione e corpo di bassa pressione della turbina. 3', qui farà la sua espansione, esempio del tipo di quella che abbiamo visto precedentemente, fino al punto 4, in questo modo, da queste parti, analogamente a tutto quello che abbiamo visto prima. Ok? E allora qui ci sarà il condensatore. Che ci sarà, così l'abbiamo ricostruito, ci tornerà utile la pompa e ok, tutto chiaro? Come schema, tutto chiaro? No, che cosa ci guadagniamo nel fare tutto questo? Ci guadagniamo appunto che siamo andati, vi ricordate anche stamattina, abbiamo visto che praticamente tutto il ciclo per esempio lo possiamo suddividere in una sorta di primo pezzo, secondo, questo qui, cioè dove A2, 2', B rappresenta A2, 2', B rappresenta quello che abbiamo chiamato Q1'. B, 2', 2', C rappresenta quello che abbiamo chiamato Q1', e C, 2', 3, qui c'era una D, adesso ci sono aggiunto una E, 3D rappresenta quello che avevamo chiamato Q1'. Ok? Quindi come se andassimo a dividere in tanti sottocicli, è chiaro che l'aggiunta di questo quarto sottociclo, se quando questo non c'era, no, lo dicevamo stamattina, quando questo non c'era, io orientativamente, a titolo d'esempio, se volessi individuare una temperatura media di adduzione del calore, lo forniamo da qua fino al punto 3, quindi questo è il massimo, questo è il minimo. È chiaro che a occhio è difficile, perché ripeto, dobbiamo fare una media pesata in base alla quantità di calore trasferito, no? Dove il peso è il calore trasferito, quindi fare diciamo T delta S 1 più T delta S 2 più delta S 3 diviso tutto il delta S, il risultato è questa nostra temperatura media che stiamo cercando. Quindi non è che la possiamo calcolare come media aritmetica, no? Come media pesata, dove il peso è la quantità di calore scambiato. Ciao!
tanto non cambia granché, non ci stanno numeri, no, orientativamente è nel ciclo senza questa ulteriore surriscaldamento che abbiamo appena introdotto, facciamo finta che la temperatura media di adduzione, facciamo finta, sia questa, d'accordo? Abbiamo fatto i nostri calcoli in quel modo che abbiamo detto e secondo fuori un numero a cui corrisponde un valore che andiamo a leggere sulle ordinate ed è rappresentato da questo segmento che io ho segnato. Se quindi a questi, diciamo, tre sottocicli noi andiamo come se aggiungessimo, adottando questa tecnica, è come se aggiungessimo questo quarto sottociclo, d'accordo? Il quale quarto sottociclo vede il calore somministrato a partire da 4 primo e ad arrivare a 3 primo, che sono entrambi superiori a questa media. Quindi significa che la nuova media sarà sicuramente un po' più alta rispetto alla vecchia. Vi trovate? D'accordo? Significa spostare questa, per esempio, farla traslare qua sopra. E questo è un primo vantaggio dell'ordine termodinamico non trascurabile, e appunto senza superare questa temperatura massima per motivi tecnologici, come abbiamo detto, in questo modo riusciamo a innalzare la media e quindi, diciamo, ottenere un vantaggio sul rendimento da questa tecnica che si chiama appunto del risurriscaldamento, perché abbiamo surriscaldato e abbiamo risurriscaldato, cioè surriscaldato una seconda volta. È chiaro che almeno teoricamente nessuno ci impedisce di reiterare, insomma, questa, invece di due riscaldamenti, questo e questo, e dovremmo pure fare un terzo, e al limite un quarto. Insomma, ci sono, ripeto, negli impianti più grandi, come vi dicevo, lo schema dell'impianto è abbastanza più complicato rispetto a quello semplice che avevamo visto stamattina. Quando le potenze in gioco sono elevate, come abbiamo avuto modo di commentare più di una volta, e allora le complicazioni dell'impianto si giustificano al fatto che guadagnare, che ne so, un punto di rendimento, due punti se possibile, ma anche un punto di rendimento, se la potenza è molto elevata, abbiamo impianti di 500-600 megawatt, guadagnare un punto di rendimento significa risparmiare tanto in termini di energia primaria consumata, e quindi giustifica la complicazione dell'impianto, perché, come vi dicevo, passare dallo schema semplice con solo surriscaldamento a questo qui che abbiamo visto con due surriscaldamenti è concettualmente semplice, nessuno di noi ha difficoltà a capire questa cosa, però da un punto di vista pratico tenete presente che non è proprio banale, perché appunto si tratta, quello che dire questo termine che ho adoperato prima, si tratta di maneggiare enormi, di solito, questo è l'aggettivo giusto, quantità portate di vapore in condizioni non proprio facilissime, nel senso che se per esempio questo, di solito, adesso non ci andiamo ad addentrare nella discussione su come scegliere il valore di questa pressione intermedia, di solito questa pressione intermedia è abbastanza più bassa rispetto alla pressione massima del ciclo, cioè se la pressione massima del ciclo è 180-200 bar, quella pressione intermedia sarà 50-60-70 bar. Questo che cosa significa? Significa che il
il vapore che esce da questo primo corpo cosiddetto di alta pressione, appunto uscendo a una pressione diciamo un terzo o a volte un quarto rispetto a quella di ingresso, avrà un volume specifico molto più grande, no? Perché qui il vapore è molto compresso e quindi il suo volume specifico è relativamente basso, è il più piccolo in tutti rispetto ai punti del ciclo, a parte quando è in fase liquida, chiaramente in fase vapore chiaramente il minimo volume, il vapore, una massa di un chilo di vapore occupa il minimo volume nelle condizioni del punto 3. Da 3 in poi la sua massa andrà a occupare un volume sempre più grande, vi trovate? Perché appunto espande, questo, no? Come dice il termine, espande. Diciamo, ordine di grandezza, quando esce dal corpo di alta pressione, nelle condizioni del punto 4 primo, il suo volume specifico è fra le 4 e le 6 volte quello che aveva nel punto 3. Ok? Quindi questo significa che chiaramente i chili di vapore sono sempre gli stessi, perché non è che ne abbiamo perso un po' per la strada, e quindi questo significa che quei chili che entravano qui nelle condizioni del punto 3 occupavano un certo volume, quindi avevano bisogno di tubazioni, no? Di questa cosa che io col gesso faccio facilmente, significa un fascio di tubi di certi diametri, di certe dimensioni. Nel momento in cui quella stessa massa occupa un volume 4-5 volte più grande, è chiaro che queste tubazioni che io vi ho disegnato qui sempre col gesso molto facilmente alla lavagna, sono 4-5 volte più grandi, devono essere in grado di smaltire questi volumi 4-5 volte più grandi. Non so se rendo l'idea. Quindi è altrettanto la tubazione che torna qui nel punto 3. Quindi questo significa che in questa centrale fare o non fare un secondo surriscaldamento significa una differenza sulla complicazione dell'impianto. Vedo che a prima vista, a livello concettuale, uno non si dice vabbè, che ci vuole, però invece dal punto di vista costruttivo, realizzativo, la complicazione non è poi banale, se ci fate caso. Quindi chiaramente a questo punto immaginate voi da soli, senza che mi fate ripetere tutto il discorsetto, potete immaginare facilmente da soli quello che significa andare ad aggiungere un terzo sul riscaldamento, eventualmente un quarto, significa complicare ulteriormente tutto il discorso per questi motivi, con queste difficoltà crescenti di avere dei volumi di cioè se io ripeto qui questa operazione fino a un'altra pressione più bassa rispetto a P con M, significa che il vapore che dovrò andare a ributtare nel generatore di vapore avrà acquistato un volume specifico ancora più grande, vi trovate? E quindi, come vi dicevo, cresce in maniera abbastanza vistosa la complicazione impiantistica. Ok? Ok, tutto chiaro? E quindi però questo consente appunto di ottenere un certo vantaggio termodinamico. È inutile dire che se con l'aggiunta di un secondo surriscaldamento guadagno una percentuale X sul rendimento, è chiaro che aggiungendone un terzo guadagnerò un po' meno di quell'X, cioè il vantaggio c'è sempre, guadagno sempre qualcosa, ma guadagno sempre meno percentualmente mano a mano che vado a ripetere questa operazione. Ecco perché, come dicevo, negli impianti più grandi arriviamo a 3, proprio al limite, a 4 surriscaldamenti ripetuti. In più però c'è anche un altro vantaggio però a farne almeno due, diciamo che qui forse, come avevo fatto il disegno, non si vede benissimo, insomma, come ho riportato la grafica, nel senso che
Se, come vi dicevo, per far salire sempre questa temperatura media, la prima cosa che facciamo è cerchiamo di spostarci verso l'alto con la pressione massima, quindi il punto 2' viene a finire qua sopra, qui abbiamo il punto 2 secondo, cioè questa facciamola abbastanza ripida, se non ci troviamo con la grafica, e qui pure ci spostiamo abbastanza in alto, d'accordo, però fino a quel limite che di cui abbiamo discusso. Che cosa succede se quando faccio il ciclo di Irn semplice? Quanto più salgo con la pressione, vedete che il punto di fine espansione, il classico punto 4, quanto più salgo con la pressione a parità di T con 3, no? Questa era una pressione più bassa, questa ancora più bassa, eccetera. Quindi quando salgo con la pressione, il punto di fine espansione si sposta, trasla da destra verso sinistra. Vi trovate con questa interpretazione? Fisicamente che cosa significa e perché loro... Significa appunto che, vedete, qui dentro io sto, finché non raggiungo questa, queste sono le condizioni di scarico, ma significa che un attimo prima, cioè se mi metto qui, dove sto? Sto nella porzione terminale della turbina, mi trovate? Il fluido, diciamo, questa è la curva cosiddetta dell'espansione. Dove avviene l'espansione? Avviene in turbina. Quindi qua sopra sto nella parte iniziale della turbina, quella più ad alta pressione, e poi di volta in volta entro attraverso la curva, insomma la turbina si troverà a essere attraversata dal fluido in queste condizioni fisiche. Come vedete, gli ultimi elementi sono caratterizzati dall'essere attraversato da un vapore sempre più umido, ok? Cioè il cui titolo è sempre più piccolo. Titolo piccolo significa maggiore quantità di liquido rispetto al totale della miscela di fase, ok? E quindi questo significa che nella corrente aeriforme le particelle di liquido sono una percentuale sempre più crescente quando ci spostiamo, diciamo, dal questo punto del saturo secco verso sinistra. Si è visto proprio dal punto di vista operativo che questo fatto, la presenza di troppo liquido rispetto alle riforme, comporta delle difficoltà di natura fluidodinamico all'interno dei condotti della turbina. La turbina gestisce male, perché chiaramente hanno densità diverse, no? L'aeriforme dal liquido, quindi tendono a seguire a parità di pressioni, avranno velocità diverse, inducono degli sforzi tangenziali, inducono a seguire dei percorsi diversi, e quindi diventa difficile ottimizzare, come vedremo in seguito. Il progettista della turbina fa uno studio attentissimo su come deve disegnare quelle pale che avete visto appena accennate in qualche fotografia, ma diciamo le pale di una turbina hanno una forma particolare e che sono il frutto di un calcolo molto attento che ha come obiettivo l'ottimizzazione del rendimento interno, del rendimento, diciamo, politropico, come lo vogliamo chiamare, di espansione all'interno della turbina. La presenza del flusso bifase con una forte percentuale di liquido rispetto alle riforme praticamente tende a inficiare, a rendere vani questi sforzi progettuali per ottimizzare il disegno della pala. In poche parole, diciamo, c'è un limite considerato accettabile per
il valore del titolo allo scarico, diciamo il titolo varia da 0 a 1 e diciamo un valore considerato accettabile è minimo, ma proprio minimo, intorno a 0,85. Diciamo che il titolo dovrebbe essere, il secondo fatto dovrebbe essere maggiore di 0,85. Mediamente diciamo ci si accontenta di qualcosa in più, cioè si cerca di non scendere sotto 0,87-0,88 con il titolo. Ok? Che c'entra tutto questo? Questo c'entra perché, ripeto, graficamente non sono riuscito a renderlo tanto bene, ma appunto se inseguiamo le alte pressioni per i motivi termodinamici che abbiamo detto prima, facendo il ciclo semplice con solo surriscaldamento, il titolo qui allo scarico sarebbe basso, non rispetterebbe questo limite, questo valore così della figura non sarebbe superiore a 0,85, ma sarebbe inferiore a 0,8, 0,75, quello che sia. Okay? E in questo senso invece il risurriscaldamento, la ripetizione del surriscaldamento aiuta, come facilmente potete vedere se io faccio così e poi così e poi scendo, vedete che il punto di fine espansione avrà un titolo più elevato. Okay? E quindi diciamo c'è un doppio motivo, un doppio vantaggio dal fare almeno un secondo surriscaldamento, cioè un vantaggio termodinamico in termini di innalzamento della temperatura media di adduzione a parità di temperatura massima imposta da vincoli tecnologici, e quindi vantaggio per il rendimento da questo punto di vista, e però si ha un ulteriore vantaggio in termini di rendimento politropico della turbina, la quale chiaramente lavora meglio, appunto con un rendimento interno suo un po' più elevato, quanto più è secco il vapore, quindi quanto più è elevato il titolo negli ultimi stadi della turbina. E vedete, l'altra cosa che salta agli occhi, vedete che in questo modo la curva di espansione interseca la curva limite solo a partire da questo punto, il che vuol dire che gli elementi più penalizzati all'interno della turbina sono quelli che stanno a partire da questo punto in poi. Viceversa, nel caso precedente, vedete, erano molti di più gli elementi penalizzati perché l'intersezione avveniva ad una pressione più elevata, e quindi significa che il problema si spostava, interessava molti più elementi. Ok? Tutto chiaro? Allora, quindi diciamo che questi sono gli interventi, insomma, quindi pressione, temperatura massima, surriscaldamenti ripetuti, tutti interventi che tendono ad innalzare, a spostare verso l'alto questa temperatura media di somministrazione del calore. Finora diciamo, non abbiamo detto nulla per quanto riguarda la temperatura media di sottrazione, e invece adesso incominciamo a fare qualche considerazione su questa temperatura media di sottrazione, questa. Okay. Questa temperatura evidentemente è quella che viene controllata dalle condizioni fisiche all'interno di questa scatola che abbiamo chiamato condensatore. Okay. Come lo possiamo immaginare il condensatore? Lo possiamo immaginare come un grosso contenitore metallico
all'interno del quale ci sono una serie di tubi. Che cosa deve fare questo condensatore? Questo condensatore, diciamo, raccoglie, qui c'è la turbina, quindi qui c'è una bocca, diciamo, che raccoglie tutto il vapore che proviene, da questa freccetta qui sarebbe questa zona qua, cioè quello che raccoglie tutto quello che proviene dall'ultimo elemento della turbina di bassa pressione. Ok, quindi questo vapore, che avrà un enorme volume specifico, il volume specifico cambia di più di due ordini di grandezza nel passare dalle condizioni del punto 3 fino alle condizioni del punto 4, ciò significa che un chilo di vapore occupa più di 100 volte il volume nelle condizioni 4, il volume che occupava lo stesso chilo nelle condizioni 3. Okay. E quindi, diciamo, questo vapore con una certa velocità e la pressione appunto corrispondente viene introdotto all'interno di questo contenitore. Qui sotto ci sarà un pozzo, cosiddetto pozzo caldo, dove si va a raccogliere il condensato, cioè una volta portato in condizioni di liquido saturo. Ci sarà una pompa che oltre a cui, ripeto, questa è una schematizzazione, in realtà ci sarà più di una pompa, ce ne sarà sicuramente una che si chiama di estrazione, che porta fuori il condensato dal pozzo caldo, e poi ci saranno una o più pompe che hanno il compito vero e proprio di innalzare la pressione del liquido, quindi le cosiddette pompe di alimento, quelle che lo portano fino alla pressione massima. Il condensatore come lavora? Lavora appunto come fa a sottrarre il calore da quella quantità Q2, perché immaginiamo appunto che questo vapore lambisce questi tubi, okay, all'interno del quale evidentemente corre un fluido freddo, tipicamente acqua fredda, acqua a bassa temperatura. Immaginiamo di avere a disposizione, la natura ci mette a disposizione, non so, abbiamo un lago, un fiume, il mare, ok? E quindi abbiamo tutta la quantità che vogliamo, abbiamo un serbatoio di energia termica di capacità infinita, e quindi per il momento facciamo questa ipotesi, quindi diciamo non abbiamo nessuna difficoltà. All'interno di queste tubazioni di piccolo diametro scorrono queste quantità di acqua fredda, il vapore lambisce queste tubazioni all'interno del quale scorre quest'acqua a bassa temperatura, e quindi condensa. Okay? Chiaramente la temperatura di saturazione, questa, dipenderà da che cosa? Da due cose, sicuramente dalla pressione di esercizio condensatore. Se questo condensatore fosse in contatto con l'aria, fosse aperto in contatto con l'atmosfera, quindi se qui dentro ci fosse la pressione atmosferica, necessariamente, evidentemente, questa temperatura di saturazione evidentemente sarebbe quella corrispondente alla pressione atmosferica. Quindi se la pressione fosse la pressione atmosferica, la temperatura sarebbe quella di saturazione, la temperatura di saturazione sarebbe quella
temperatura a pressione atmosferica, quindi diciamo 1.013 bar, e qui quanti gradi? Quanti gradi? 25. L'acqua evapora a 25 gradi a pressione atmosferica. Quando voi mettete sul fuoco, basta che raggiunge 25 gradi, avete il vapore. E buttate la pasta e viene una schifezza, perché bah, sono... facciamo finta che non è successo niente. Ok? Il che significa appunto avere un valore per questa temperatura di sottrazione abbastanza elevato. Poi commenteremo questo abbastanza, significa avere un delta H di, e quindi un lavoro di espansione limitato, significa avere questa non tanto tanto lontana da questa, e quindi significa avere un rendimento modesto. Okay. E a che cosa servirebbe questo condensatore? Se io non ce lo mettessi proprio e quindi il vapore qui in uscita lo buttassi in atmosfera, da un punto di vista termodinamico non ci sarebbe nessuna differenza. L'unica funzione di questo condensatore sarebbe quello di recuperare l'acqua, il vapore, che non è poco come considerazione, perché, ripeto, stiamo di solito per le taglie usuali significa grandi masse d'acqua o vapore in gioco, e soprattutto, chiaramente, tenete presente una cosa che ancora non vi ho detto, ma è importante, ma l'acqua che poi evapora, si surriscalda qua dentro, poi va a lavorare nelle turbine, eccetera, non può essere l'acqua così come la troviamo in un pozzo, in un fiume, eccetera, deve essere trattata in maniera abbastanza severa per demineralizzarla, liberarla da tutta una serie di impurità che nel momento in cui la portiamo a 200 bar e 500-600 gradi centigradi, se ci fossero appunto questi minerali che normalmente sono disciolti nell'acqua, provocherebbero danni che insomma porterebbero alla rottura di questi componenti in poco tempo, e quindi sicuramente quest'acqua deve essere trattata. Siccome parliamo di enormi quantità di acqua in gioco per le potenze usuali di queste centrali, questi trattamenti sono costosi, e quindi diciamo buttarla via alla fine dell'espansione sarebbe alquanto antieconomico. Ripeto, non ci sarebbero variazioni alla termodinamica del nostro ciclo, ci sarebbe quindi fra il condensatore aperto e buttarla direttamente fuori, la termodinamica non cambierebbe questo aspetto economico e anche per certi versi ambientali, dato il consumo di acqua, ma è nulla di più. Viceversa, se noi sigillassimo ermeticamente tutto questo, se tutto questo, insomma, quindi dalla turbina, gli ultimi stati dalla turbina al condensatore fossero sigillati ermeticamente in modo tale da controllare, evitare il contatto con la pressione atmosferica, evidentemente la pressione qui dentro potrebbe abbassarsi a valori minori più bassi rispetto alla pressione atmosferica. Dipende tutto da quanto calore noi riusciamo ad asportare, quindi dipende sostanzialmente dalle condizioni, dalla temperatura e dalla portata dell'acqua di raffreddamento che noi utilizziamo in questo senso. Nel senso che se noi avessimo a disposizione acqua, quella che scorre in questi tubi, quindi quella che chiamiamo l'acqua di raffreddamento, in quantità diciamo grande a piacere nostra,
nostro e a temperatura sufficientemente bassa, non so, acqua di mare a 15, 16, 20 gradi, una roba del genere, potremmo portare a saturare il vapore, per esempio, a temperature dell'ordine dei 35-40 gradi centigradi, ok? A questa a sua volta corrisponderebbe una pressione appunto inferiore alla, ben inferiore alla pressione atmosferica, corrisponderebbero pressioni dell'ordine delle frazioni di bar, non so, da 0,05 a 0,10 bar, in funzione di questa temperatura, insomma, 0,05 in qualche caso anche 0,03, però temperature qui più basse, diciamo 25 gradi. Ok? Se la pressione, se è chiuso ermeticamente, se non è in contatto con la pressione atmosferica, io sottraggo calore a quel vapore e quello condensa a una temperatura che deriva dalla quantità di calore che io sono stato capace di sottrarlo e la pressione si adeguerà. Tanto non è in contatto con l'atmosfera e quello che si fa poi nella realtà, l'avete intuito, è appunto quello di costruire questi oggetti, questi condensatori, in modo che lavorino, come si suol dire, in depressione, cioè in pressione, ad una pressione di esercizio che è più bassa, e molto più bassa rispetto a quella dell'ambiente esterno. Ok? Che ci guadagno da tutto questo? Ve lo accenno un attimo e poi subito ci riposiamo perché la vostra attenzione comincia a scemare. Che cosa ci guadagniamo? Ci guadagniamo parecchio perché appunto se questa è la curva per esempio dell'isotermobarica a un bar, insomma la pressione atmosferica, diciamo un bar, non è 0,13 come volete, e 100 gradi centigradi, a 0,05 bar, a cui corrisponde una temperatura di saturazione di circa 36 gradi centigradi, okay? Queste sono distanti per 64 gradi centigradi, ma a parte i gradi, diciamo, se andate a vedere, se lo disegnassimo su un piano HS o sul piano TS, andiamo a leggere i numeri su un diagramma di Mollier, vedete che l'entalpia di questo punto è parecchio più alta rispetto all'entalpia di quest'altro punto. Quindi significa che abbassando di circa un bar questa pressione, ok, noi otterremmo un vi ricordo che il lavoro di espansione in turbina è H3 meno H4, quindi a parità di H3 il lavoro che otteniamo e con esso il rendimento che si ottiene per effetto dell'abbassamento di questa temperatura media di sottrazione è notevole mano a mano che riduciamo il valore di H4, vi trovate? E quindi abbassare di meno di un bar questa pressione, il problema è che in questa zona del diagramma di Mollier queste due isobare sono distanti meno di un bar l'una dall'altra. Sono distanti meno di un bar, ma sono molto distanti in termini di temperatura e quindi di entalpia. Se traslo verso alto, per esempio, qui ho l'isobara a 100 bar e dico va bene, mi spingo, come ho detto prima, sarebbe buona cosa spingersi verso pressioni più alte, e faccio la stessa cosa, la stessa differenza, cioè un bar, l'isobara a 101 bar, non la riesco neanche a disegnare su questa, perché praticamente quasi si va a sovrapporre, ci sarebbe una differenza di qualche grado sulla temperatura di saturazione che sicuramente a 101 bar è un poco più alta rispetto a quella a 100 bar, ma parliamo di qualche grado,
decimi di gradi, insomma, robe di questo genere, quindi queste sarebbero quasi sovrapposte e quindi ci serve proprio... Questo effetto va amplificandosi, questa distanza va crescendo mano a mano che andiamo verso la parte bassa del diagramma, fino appunto a questa che, vedete, a un bar abbiamo una temperatura di saturazione di 100 gradi centigradi. Se passiamo a 0,05 bar, quindi la differenza è meno di un bar, evidentemente, fra questa e quest'altra, in questo caso qui la differenza in termini di temperatura è di oltre 60 gradi centigradi. Temperatura, quindi anche di enfalpia. Quindi ridurre la pressione di esercizio del condensatore da quella atmosferica a 0,06, 0,05, 0,04, quello che sia, bar, significa guadagnare molto in termini di energia, quindi entalpia più piccola allo scarico e quindi in termini di lavoro di espansione che otteniamo, significa abbassare questa, appunto, vi ricordo che in questo ciclo la chiamiamo ancora temperatura media di sottrazione, però siamo fortunati nel senso che qui non dobbiamo fare nessun calcolo perché è costante questa temperatura, quindi non c'è nessuna media in realtà, e quindi abbassare la temperatura di sottrazione da 100 a 36 gradi centigradi pesa moltissimo nel discorso di allontanare la temperatura media di adduzione dalla temperatura media di sottrazione. Ci fermiamo qui per il momento, facciamo la parte. È chiaro questo, l'importanza, ecco, diciamo, è una cosa piuttosto che a volte sfugge, dice, vabbè, il condensatore uno ce lo mette per non sprecare l'acqua demineralizzata che abbiamo trattato. In realtà questa cosa sicuramente è vera, ma il motivo più importante per cui negli impianti praticamente sempre si fa un condensatore in depressione è che si ottiene un netto miglioramento del lavoro utile e del rendimento del ciclo rispetto al caso di un impianto senza condensatore oppure con un condensatore aperto, quindi atmosferico. È chiaro? Fermiamo un attimo, però ditemi se avete perplessità.